C'era un tempo in cui studiavo la civiltà contadina e subito dopo Ezzelino e la sua stirpe. Poi accadde che incontrai le leggende e la favolistica popolare. Fu amore a prima vista. Per qualche anno continuai ad incontrarmi di notte con sanguanei, orchi, streghe e anguane. Una notte di plenilunio conobbi perfino un drago, una bestia speciale. Era il figlio di Ezzelino. Finché un giorno piombai nell'oblio della grande guerra. La chiamata alle armi mi allontanò dalle figure dell'altro regno e la lontananza mi impediva a scrivere di loro dei sogni e delle magie, di interpretare con gli occhi del bambino. Finché un giorno la grande guerra col suo centenario volse al termine. Come uno sfollato feci ritorno nel mondo della fantasia popolare. Non fu facile, perché nel frattempo la vegetazione si era impossessata di quell'ambiente rimasto fermo e i passaggi segreti avevano le pietre muschiate. Ma appena ritrovai la porta invisibile, la realtà si dissolse, modellandosi al bisogno e al destino. Fu così che scrissi il romanzo Ezzelino e il libro del comando.